Pronto! Ciao a tutti! Che schifo! Pronto! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ben ritornati! Porca... Che acquistone! Un bel megafono era quello che ci serviva, ragazzi. Era proprio necessario per migliorare la qualità di queste live. Lionic, benvenuti, buonasera a tutti. Come state questa sera? Tutto bene? Spero di sì. Adesso ci penso io a risollevarvi il morale, perché oggi andremo a raccattare due animali che ci mancano. Bellissimi. Uno è il meraviglioso coniglio, l'altro non ve lo dico, vi lascio la sorpresa, ma è un animale bellissimo, leggendario di Minecraft che non abbiamo. Non solo, andremo anche a prendere un po' di diamanti, perché il nostro beacon di diamante deve essere finito. E non solo, abbiamo anche da punire un rivoltoso che ha ficcato le mani, le sue mani sporche, unte e goduriose dentro le mie casse segrete che io ho lasciato aperte, quindi in parte è colpa mia. Ma non è che se uno lascia la macchina aperta allora giustifica il ladro che entra dentro e se l'ancula, capito? Scusate, però è vero. Quindi, che ti sei fatto al collo? No, niente ragazzi, non vi preoccupate, è che ho preso freddo e io ogni tanto prendo freddo, allora mi si incricca il collo e metto uno di questi cerotti per il collo. Che non servono a nulla, però mi fa... mi fa sentire che mi sto curando, quindi me li metto. Mia mamma mi ha preordinato le storie d'eroi, grazie. Ma solo animali prendete in live. Hai ragione. Però finché non finisco lo zoo lì, l'ionico, mi rimane in mente sta cosa. Però non solo, andremo anche a fare della... È solo una cosa. Solo due animaletti così veloci e poi basta. Poi andiamo a fare altro. Mia zia mi ha comprato, ma avete dei parenti veramente fenomenali, grazie a tutti i vostri parenti che vi hanno comprato o che vi compreranno prestissimo, però in fretta signori, perché così avete garantito il bonus del preordine. Le storie da eroi, il nostro nuovo libro fumetti, tra l'altro una cosa non vi ho detto, poi mano a mano che potrò vi farò vedere anche qualche pagina, qualche cosa, ma questo libro secondo me vi farà impazzire anche per un altro motivo, perché qui dentro, sentitemi bene a me, ci avete delle... scene romantiche, delle scene, sai, lì ispirati dall'eroismo del momento. Ci sono stati anche dei momenti rosa, e so che a voi i momenti rosa piacciono molto, quindi anche per quelli secondo me è solo lì li trovate, eh. Bonus del preordine, ve lo dico subito che cos'è: è la carta unica esclusiva di Horda Lion Gold, che è tutta dorata, si vede poco qua in telecamera, però è molto molto bella e scintillante, e la potete avere solo così, solo comprando il libro, preordinandolo. Altrimenti non è possibile ottenerla e non sarà più possibile ottenerla. Quindi quando Horda sarà un gioco di carte super famoso, voi avrete una carta unica che possedete solo voi. Magari varrà un sacco di soldi. A me piacerebbe. Vorrebbe dire che Horda è super famoso e io ci credo. Ho finito il video del Backrooms. Ah, ma oggi è uscita anche la serie dell'epidemia, la nuova epidemia, Epidemia 2. Ci abbiamo lavorato un sacco per prepararla. Io spero vi sia piaciuta molto, Spero che vi sia piaciuta molto. Anzi, se avete qualche feedback da condividere, vi leggo, come sempre. Mi sposto però la Ziba. Dove stai? Ma dove sei? Da nessuna parte. Dove sei? Che senso? Ma cosa stai facendo? Ma sei una briacona. Scendi! No! Cosa ci fai lì dentro la corona? Non ci sono io! Vai al posto! Zibaldona! Che volevi stare dentro la corona alla Ionica? Non è possibile! Solo Lion può stare dentro la corona. Sì, vabbè, adesso mi stai copiando, allora. Non ti permettere, ok? Era una mia idea! È come quando hai la scarpina di Cenerentola. Solo Cenerentola ci può inficcare il piede. Ok, allora fratello mio, bisogna spostare fratello mio adesso. Lo sposto. Oh, ma mi hai chiamato fratello? No, lui è fratello, capito? Stavo dicendo a lui. Ciao. Ciao, pezzo a di merda. Ma ve lo sapete perché sono molto arrabbiato con lui? Ma ve lo dico subito perché. Imbecille. Cosa ho fatto? Adesso lo faccio vedere io che cosa hai fatto. E non per niente ci sarà la testa tua che cadrà e rotolerà questo. No. Allora, come una pallina da golf. Come vi ho detto, io avevo lasciato il mio antro delle ricchezze segrete aperto. Puoi entrare, Ah, mi chiedi il permesso? Entrare? Adesso mi chiedi il permesso, perché prima non me l'hai chiesto il permesso. Certo che ti chiedo il permesso. Però prima ci sei entrato senza permesso. Oh, qua stiamo mettendo le avanti, Ho trovato delle cose fuori posto. Non mi pare che sia stato rubato nulla.
Però non è detto, ragazzi, dateci un occhio voi che vi ricordate quando l'abbiamo aperta nella scorsa live. Perché gli occhiali? Perché ci vedo meglio con gli occhiali. Quindi ogni tanto, e poi mi fanno figo. Secondo me sono vero, molto figo. Intelligente. 10 punti intelligenza le dà. Più 10, quindi. Che già sono messo bene, insomma, mica Alex, però. Sì, sì, beh. Insomma, poverino Alex. Ma adesso hai ben altro di cui preoccuparti. Allora, qua dentro non so se manca qualcosa, ma si sono aggiunte queste, questi peli. Questo twisting peli? Vines. Io mi ricordo che a te, Alex, questi peli piacevano molto. E c'erano nella tua base delle chiappe, ma fosse solo guarda, questo. Guarda, non ti dirò la menzogna. Sì, mi piacciono molto, ma non so, io neanche sto posto neanche poi lo conoscevo. Poi c'è una pozione prima. Azzurra, la pozione più azzurra di tutte. La potion of molto swiftness, azzurra, molto azzurra questa. Chi altro sì, è azzurro? Chiaramente è una traccia questa. Ma che okay. Sono prove queste. Certo. Poteva essere qualsiasi altra pozione. Guarda caso è una pozione of swiftness. Come mai? Ma non lo so perché. Perché la usano quelli che devono scappare dopo aver fatto una malefatta. Specialmente la usano quelli che sono azzurri. Esatto. Ma non è finita qua. Qua sopra c'è un libro che ci teniamo per ultimo. E qua dentro c'è un blocco di light blue glazed terracotta. Ma è bellissimo. Stai zitto, stromballa. Chi altro è light blue? Che tu sei light blue, figlio della miseria. Queste prove sono assai. Blocco light blue, peli light blue, potion light blue. E non solo, come se questo non bastasse, peli azzurri e bagnati. Chi altro è peli azzurri e bagnati? Togli i pantaloni. Che schifo. Oh mio Dio, sono bagnato. È lui che sono peli azzurri e bagnati. Che schifo. Ma guarda, leggendo il libro capiremo ancora di più. Un libro non firmato e non rinominato che dice così: di du du bu. Allora, ve lo rileggo per far capire bene. Di du bu. Ok. Allora, questa è chiaramente una prova schiacciante. Chi è perché che dice qua in boh? Mezzo. Esatto, ce n'è solo uno che dice ah, boh. 12 boh. Ma che vuol dire? È il suo intercalare preferito. Chi è che dice boh? Chi è che dice boh? Brutto figlio io, della lo boh. Lo dico io. Quindi secondo me lui è entrato nel mio coso e ha lasciato. Di cosa sono accusato? Oppure potrebbe anche essere che qualcuno gli ha messi per incolpare a te, A me non me ne importa proprio. Io volevo un colpevole e tu vai benissimo per ricoprire questo ruolo. Stai zitto e non mangiarmi vicino. Chiappe malleabili. Ma lo sai che c'ho le chiappe enormi, no. Se non mangio si sgonfiano. Stai zitto. Dopo quando si sgonfia non ti rimane più nulla, il tuo carattere esatto, non mi vuoi più. Finisce lì, ragazzi, perché lui io ha deciso di fare questo. Della sua personalità 100% che ha le chiappe grandi. È stata la sua scelta questa qua. Come quelli che prendono meglio di altri. Uno stecchino in bocca e dicono che la sua la loro personalità è diventata quella di tenere lo stecchino in bocca e ciucciarlo. Avete conoscete qualcuno o qualche zio che ciuccia lo stecchino? Cowboy. Cowboy non ciucciavano lo stecchino. No, come no? No! Aia! Tua madre ciucciava lo stecchino. No! Altro che stucchi stecchino. Non voglio sapere. Non voglio sapere. C'è a fare. Occhio, Capito io. Stai zì. Mo lo dico proprio. No, non dirlo. Che genere di... La mamma di Alex ciucciava i bastoncini di liquirizia. Quelli buoni. E altre cose. No, basta. Tipo i calippi. Sono buoni i calippi, che vuoi? E i salami. Lido. Basta, vabbè. Non c'è modo di... E li buccia, e li sbuccia. Basta. Scusate, basta. Oh. Allora. Ti devo punire per questa cosa che secondo me hai fatto. Dai, non è giusto. Ti devo punire. No. Allora, butterò queste prove perché non mi servono più. L'importante è che sei tu. Prendile tu, visto che è roba tua. Guarda, me le ricorderò queste cose qua. Adesso ti devo punire, devo andare a romperti il tetto. Ma di nuovo! Andiamo a dormire prima, Anna. Io dormo qua. Tu non dormi dentro il castello, stai sveglio. E pensi no! a quello che hai fatto. La ninna nanna. Ma che fai? Vieni a guardare. Ma adesso ti devo punire ancora di più, brutto pezzo di merda. No, è finita per te, hai deciso proprio che devi schifo, morire. Ma voleva venire da invisibile. Sto andando a romperti casa. No, pensaci un attimo, pensaci. Sto pensando. Se mi rompi il tetto, io piango. Ma questo è un bonus. Esatto, questo è un bonus. No. Dai, pensaci un attimo, guarda che bei tetti. Ci sto pensando. Se ne rompi uno, l'altro sarà triste perché... Li rompo tutti e due. No!
li romperò così tutte e due. Compagnia. Li romperò tutte e due entro la fine della serata, secondo me. Sono abbastanza sicuro. Infatti, basta. Non c'è niente da rompere, dopo, Ti sei, hai imparato. Non ti avvicinare più a qualsiasi cosa sia mio, Non lo faccio, no, casa mia! Questa è andata dentro casa, non mi sa. Non posso attraverso! Porca miseria! Oh, che c'è casa mia dietro! Occhio! È rotto? Sì, molto! Vabbè. Guarda qua! È rotto, rotto? Non c'è rotto. Un pezzo! Ma è tutto intero, non è rotto nulla! Ma qua, dai, io qua! Qua non deve rompere, aspetta che... meglio rompere piuttosto che essere troppo tardi. È già rotto. Bene, bene, meglio così. Allora adesso però abbiamo un'altra cosa da fare. Come vi ho promesso, sì. Animali nuovi. Uno dei quali è molto, bello. Molto bello. Allora Alex, se dopo paghiamo come nostro solito. Ovvio, da dove vuoi iniziare? Ma io prenderei prima il coniglio. Ok, Lino. Allora, per i conigli bisogna andare coniglio. Nella savana, perché sì. Loro lo stanno dammi là. Dammi pure le coordinate. Quindi le coordinate della savana sono meno 486, 69, meno 10, 19. Ci sei? Sì, è una bella savana. È una bella savana, che bello. Dopo paghiamo per i teletrasporti. Paghiamo tutto. In modo che solo trovarli. Non ripetere ma quello che dico io. Non stanno nel deserto. Stanno un po' ovunque i conigli. Stanno dove vogliono, Anna. Va bene. Allora, ragazzi, ci servono due di qui. Ne vedo uno. Guardate là nell'erba alta. Ma io non vedo niente, vedo due orecchie. Sono proprio quello, ragazzi. Ce ne sono un botto. Questo qui non è un coniglio, ma l'ho ritexturizzato perché il coniglio mi fa cagare. E l'ho... Questo qui è un... Com'è che si chiama, Alex, questa bestia? Gerboa. Gerboa. Ma è sardo. Questo qua è il tipico coniglio sardo, ragazzi miei. Il gerboa. Ma è bellissimo. Ma sì. Quanto corrono. Gerboa. Posso avere un gerboa? Non lo so. Adesso bisogna vedere. No, prima io il gerboa. Cosa ne dite? Vi piacciono questi gerboas? Proprio tipici della Sardegna, Pieno di Sardegna, Pieno di gerboa qui. Sono bellini. Alex, incudine, dobbiamo subito prenderne uno. Ma si possono teimare i conigli? No. Però pensa che puoi accoppiarli, che c'è il coniglio piccolo. Aspetta, mi inforno. Ti inforni? L'ho sentito anch'io. Che inforni quelle chiappe enormi. Viene fuori il tacchino per tutto il... Viene un pandorone. Festa e ringraziamento. Anna! Il pandoro, lo devi Allora, questo qua, ragazzi, girato, un bel nome avere un gerboa. Io lo chiamerei Gesborroa, però... No! No! Però è bellissimo. Eccolo qua, va bene, per uno va bene. Allora, dobbiamo prenderlo, però bisogna prima catturarlo, perché se se ne va... Anna. Ma è difficile, allora... Blocchi, mi servono dei blocchi. Oh, Alex, stai a dormire, porca miseria! Eccoli, ma schifo, mannaia, chi da butta... Io te li avevo buttati comunque, tu mi hai bellamente ignorato e sei andato contro questo pesce. Alex, stai molto attento, No, attentissimo, dai, non ti preoccupare. Ti cavi nei guai, No, no, niente guai, occhio, Ci servono i lacci. Bisognerebbe acchiapparlo perché questo si butta nella lava, No, che poi... No, bisogna fermarlo, acchiappalo, Anna. Brava, ferma, E tienilo, però. Da qui. Ficcacelo. Ma aspetta comunque! Inzaccacelo, No! Dentro, Anna. Ecco, gerboa di merda. Mettilo dentro. Inficcalo. Inficcalo, inficca sto pezzo di merda. Togliti. Ok, è chiuso, mollalo. Gerboa. Ok. Ok, uno l'abbiamo preso, dobbiamo prendere l'altro. Gesborroa è lì. Adesso. Bello. Siamo sicuri che non salta tutto. Molto bello. L'altro dicono di chiamarlo Gerborramelo. Ragazzi, siete Vorgarotti. Vorgarotti anche voi. Vorgarotti. Chiamiamolo così. Allora, non mi ricordo come avevano detto. Gerborro. Sì. Tu stai zitto. Che stai zitto. Non devo dirlo, Ma non lo stava dicendo. Vado a chiapparlo. Ok. Gesborro. Poi. E l'alveare dovevamo fare. L'alveare! Ma scusa, ma non è stregatto l'esperto di api? Ma stregatto è esperto di nulla, esperto. Non possiamo dire di cosa. Che paura! Sì, che cos'è esperto, stregatto? Guardate, ragazzi. Ti giuro, sono dicendo.
Mamma mia, mamma mia, spaventa la morte. Ragazzi, lo sanno tutti di che è esperto stregato. Spero lo sappiate anche voi. Dov'è che è Anna? Sono qua. Anna, dove sei andata? Perso, aspetta. Tu Alex sai come funzionano gli alveari? Bisogna prendere l'alveare da lì? O le no, api? No, mi sa di prendere le api e craftare quella cosa che sembra la cassetta degli attrezzi. E l'alveare non gli serve a nulla, non lo puoi prendere con no, Sync Touch. No, l'alveare vero e proprio non puoi. Lascia Sync Touch su questo piccone, proviamo. Andiamo, proviamo, proviamo. Ma se vi si... Ma io ho la tua shulker da stupido? Eh sì, mi sa di sì. Ma è per questo stupido che aveva soltato. Soltanto. Prova. Provo, eh. Sì. Sì, funziona. Allora me ne prendi un po'? Sì, sì, guarda in questa foresta. Addio. Ce n'è altri là. Anna, dov'è Anna? Vabbè, vado da Anna, dai. E qua, che qua, qua sono qua, sono qua, disgrazia. Cerca. Qua. Dov'è il Jess Borload? Fermala però, Aspetta. Aspetta, fermati, ferma. Ok. Aspetta. No, aspetta. Aspetta, dall'altra parte. Ok. Difficile chiuderli dentro, eh. Fatto? Un po'. Mollalo. Ma non gli ho messo il nome. No, mannaggia, ma tu posso chiederti un'informazione? Sì. Ma li vende questi qua? Aspetta che... Ok, ho rinominato anche lui, perfetto. Dimmi. Li vendi? Ma i topi? Ovvio. Ma sì, perché? Va bene, parliamo un attimo. Ma io l'avevo prenotato prima. Allora, prima di tutto mi devi dare le coordinate del ranch, per favore. Allora, ce le ho subito per te. E poi bisogna capire se si fanno accoppiare. Ragazzi della chat, si possono far accoppiare? Ho le carotine. Dimmi, Alex, però. Allora, se sono 361. Ma 361, 63, meno 103. Ti spacco casa, devi stare molto attento. Devi stare molto attento. Hai capito che devi stare attento? Io ho capito. Casa ti si, mia, ti si distrugge piano. Quella catapecchia schifosa, hai capito? No, ma perché? No, rimani senza, rimani all'addiaccio, hai capito bene? Allora, mi serve roba per... Allora, porto qui Alex. Sì, che io sono tutta la roba, lascia Anna là. Allora, mi devi dare per fare l'ambient a questi Jess Borroas. Guarda un po' che cosa vogliamo. Cosa vogliamo? Alberi? Cosa gli diamo? Ah, bisogna ricreare un po' la savana. Creargli anche dei nascondigli, perché i topi solitamente sono timidi e quindi magari si vogliono nascondere, no? Non farsi vedere. Beh, sì. Possiamo fargli anche qualche tanina piccolina, tanto sono piccoli. Tanina. Ascolta, stai zitto, perché se non stai zitto... Zitto, vabbè. Quella casaccia schifosa, no, quella brutta casa che fa schifo, che al confronto quella di stregato è una reggia. Hai capito bene? Hai capito? Vedi, non me ne frega nulla se muori, va bene? Non respiro. Va bene. Respiro. Crepa. Oh. Su Minecraft. Smettila. Schifo lo stesso. E se io ti dico, stregato si veste pure meglio di te. Ma dai, ma oggi tu una più brutta ce l'hai, non è giusto. È stregato, fa schifo. Ecco. Dammi la terra. Eccola. C'ho già questa, perché io c'ho la palla con tic tac. Ma io non li vedo così questi. Un attimo. Adesso ti portiamo. Prima portiamo a loro, no, poi portiamo a te. Nel senso che non li vedo, quindi non ti so confermare se sono partiti. Io confermo, partono, io non partono. Ti preoccupare. Allora, abbiamo il comando già, Alex? Sì. Allora, questi te li tieni e sono buoni. Ma saltano questi, mi sa, no? Boh. Sì? In teoria sì. Ma non saltano più di così, è impossibile. Va bene, allora. Allora, uno no, era non ci sono, Jess Sborroa. Ed eccolo qua. Eccolo, bellissimo, Jess Borroas. Ma è bellissimo. L'altro, Anna, com'era? Jess Borroa. Qualcosa con melo. No, non era così? Era... Ragazzi, com'era l'altro? Cacchio. Gerbomalo? Se poi apro e ti dico. No, è pericoloso, se scappa. Ma non è che sei lontana da lui, Anna, dall'altro. No, sono qua. Forse sei da Jess Borroa, che è qua. Aspetta. Sono vicini, comunque. Senti, Jess Borroa è venuto. L'altro non viene, ma come si chiamava l'altro? E togliti, aia.
Sai cosa serve? Vuoi che apro? Per forza, Anna. Dell'erba, dell'erba da mettere qua. Allora prendi, ce le ci soglie. Ne sta scappando. Aspetta. La parola. Gerbo. Gerbo? Gerbo, eccetera, eccetera. È venuto, ce li abbiamo, ce li abbiamo. Okay. Top. Sterba! Mannaggia, arrivo, la polizia! Arrivo! È qua! Corro! Perché gli ho chiesto l'erba, quindi mi è salito un attimo il maranzo. Basta! Ah, si scherza, ovviamente. Allora. Mamma mia, che fatica! Olè. Perfetto, ora è un habitat molto bello. Per loro, gli va molto bene, si possono nascondere. Che bello. Perfetto, mi piace, on point. Sì, allora, sì. Proviamo a farli accoppiare, hanno detto con le carote. Aiuto. Con queste. Sì, Anna, vieni. Grazie. Cosa c'era di brutto? Hai visto tu, Anna, i leoni? No. Anche detti orsi polari, ma per me sono leoni. E si chiamano Bellissimo. Fabrizio lo Sgurrato e Winnie the Pupù. Sono bellini, però sembra che si sono cagati in testa, quindi sono un po' brutti. Un pochettino. Però insomma, si fa quel che si può. Carote? Ecco qua, te l'ho fatto crescere. Grazie. Prego. Provo a dargliele, vediamo se effettivamente fanno. Fanno. Guarda come gesborrolano. Ma quanto è piccolo! Oh, che piccino! Che bello, ragazzi, guardate com'è bellino. Questo qua è un coniglio, ragazzi. In realtà è tipo, non so se è un coniglio. Comunque si chiama, com'è che si chiamava? Gerboa. Che in teoria penso sia australiano, ma per me è sardo. Quindi è proprio sardo. No, questo è sardo, È sardo. Al Games Week, ragazzi, sabato 25 novembre sarò io. Mi raccomando, ragazzi. Se sarete di là, assicuratevi di passare. Avremo un bello stand grande, molto bello. Quindi non vi perdete. Lion, mia mamma dice che fai schifo. Ma porca. Ma no. Signora. Ma non dice di niente nessuno che fa schifo. Signora. Ma quando mai? Ma non si ma dice. Ma che educazione dà suo Poi figlio? Suo figlio cresce come, a dire che schifo. Come me che dico che fa schifo Alex. Ecco. Invece gli insegni che anche quello che fa schifo bisogna dire che non ci piace. Non che fa schifo. Che non è di suo gusto. Ma no che fa schifo. Brava. Mamma mia. Mannaggia. Oh. Sta gente, esagerato. No, sta gente, che sta proprio. Dici. Tocca comprarlo. Tocca comprarlo uno dei due, va bene. E tu lo sai perché lo voglio? No. Io avevo un cricetino bellissimo una volta quando ero piccolo, me lo ricordo ancora. Come si chiamava? Cupcake. Da piccolo già c'avevo fame io, quindi. Ho capito. Te lo sei mangiato alla fine? No. Cosa è successo? È morto? È morto. Di fame. No, davvero? No. Sì. Come sì? Ma sei una merda! Lo so, poverino. E stavolta non urlo neanche per impedirgli di dirlo. Cioè, non gli hai dato da mangiare. Non mangiava lui. Allora sarà stato malato, poverino. Poverino. Povero Picci. Io, da bravo affarista, capitalizzerò sulla tua sofferenza. No. Mamma mia, te lo do gratis. Ma che animale era? Scusa, un criceto. Era un criceto. Questi no, un tetto sono. Che cazzo era? No. Un tetto russo. Un orsetto russo. Sei cresciuti quelli grigi? Devo cercarlo. Sei di una cagata. No, tu non sai la lingua italiana, l'orsetto russo. No, questo lo so. È vero! È criceto, Era una palla di pelo. Vabbè, un criceto, perfetto. Criceto. Quelli, non so se lo sai, ma qui in Sardegna li chiamiamo su criceto russo. Capito? Mannaggia, è quindi speranza. È preciso, è proprio, deve essere la stessa famiglia. Quindi, quindi. Pop, vai a casa, prendi un'offertona. Io guarda, ci penso. Vado, c'ho le offerte pronte. Prendi. Vuoi anche, il Gerbo adesso non ce n'è un altro. Però, attenzione, perché dobbiamo andare a prendere anche un altro mob, Anna, che è il meraviglioso Allai. E io so che tu hai un certo kink per gli Allai. È un coccolino. Potrebbero Allai. Piacere gli Allai, sì, molto Allai, bello. Ma ragazzi, dimmi un po' in chat, sicuro? Se a voi vi piace di più,
che io ritexturizzo i mostri, oppure se li volete vedere vanilla, che siete dei puristi del vanilla. Vi faccio un sondaggio, perché a me mi garba di rimettergli le texture e cambiarli per rinfrescare, ma non tutti, qualcuno, divertente. Però se vi piacerebbe, c'ho una texture anche per la lime, ma non l'ho messa perché ho detto magari può dar fastidio. Texture per i mob, non tutti ma alcuni, sì, no. Ditemi come preferite. Beh, palesemente sì, cioè, ma intanto per me, io ti stavo chiedendo, però, no? Ma tu sei sicuro l'allai? Perché l'allai ti mette le mani in tasca, sta qui chiuso, non è che può fare ma nulla. Ma mette le mani in saccoccia, fa quello che vuole. Potuto. Oh, va bene. Allora, vedi qua. Vedi? 91% dice sì, eh? Beh, ovvio. Palese, buon gustai, buon gustai. Dopo aver preso quest'altro mob, ragazzi, andiamo in miniera, però, perché... voglio dimostrarvi una tecnica che ho scoperto, una tecnica imprescindibile, utilizzabile da chiunque per trovare molti più diamanti di quanti voi ne avete. Prometto almeno una percentuale di 5 diamanti per ogni 10 blocchi scavati. Ma è tantissimo, cioè, ma funziona con tutti, anche con gli scarzoni sfigati. Facciamo 5 diamanti per ogni 20 blocchi scavati, che è comunque tanto. Va bene, comunque funziona anche tenete per gli a mente scarzoni mie sfigati, sì, tipo me. Sì, sì, bisogna solo apprendere il metodo. Allora, tu cosa vuoi, Lallai? Cosa vuoi tu? Io voglio lui. Ah, giusto, la zona andiamo delle offerte. Andiamo. Però Lion non mi tira tanto il collo. Tanto è matto. Tira il collo, ma come ti permetti? Ma perché mi hai preso? No, allora, buongiorno. Qua. Buongiorno, allora, buongiorno. Che cosa vuole e quanto io vorrei paga? Quel bel gerboa. Un bel gerboa. Delle offerte da ma fare. Lei non sa, abbiamo due gerboa che hanno fatto un figlio proprio ora. Solo mamma uno, mia. Tra l'altro, è solo uno. E ma... c'è già un cliente per quel gerboa che no, è Anna. Chi è? Quindi, volendo, qua, no. Se me lo vuoi però togliere dalle mani. Prima io. Poi so anche che a te te ne è morto uno da bambino, quindi io non so se conviene dartelo, che magari fai morire no, anche questo. No, eh? No, fai conviene vedere darmelo, sì. Guarda un po', allora iniziamo con un'offerta giusta. Sì, giusta lo decido io se è giusta. Questi qua. È vero ragazzi, ci deve essere da qualche parte la stanza di Chico che ha fatto, che ha dedicato un amore a Stregato, eh. A lasciare disposizioni. A te? Se vogliamo andare a vedere, sì, possiamo allora andare. Ragazzi, dopo possiamo andare a vedere, però se c'è tempo, vediamo, se no la vedremo alla prossima live, ma in ogni caso. Dimmi, quindi, guardo. Ah, quella è la mia offerta. 5 fiselli. Ma no, ma quelli ci fai i parafulmini, oh. Non mi stai prendendo in giro. Allora, no. Basta, no, questa trattativa si conclude immediatamente qua. Questa trattativa si conclude immediatamente qua. Tu sei venuto l'orsetto russo, te lo ammazzo, hai capito? No! Te lo butto sotto. È già morto, Alex, è già morto. Lo scavo e lo butto sotto. È una roba orribile, ragazzi. Hai ragione. Allora. Allora, questi te li ripigli subito, che non devi prendere in giro a me tu, Dammi. Verifico dove non batte il sole. No, 12. 12 sono tanti. Ascolta, tu me stai a pigliare per il collo a me però così, Così dai, partiamo proprio male. Mi incontro un po', no? Mi incontro 12 cosa... diamanti. Fai un'offerta seria. Il sondaggio, scusate, lo tolgo su. Mia madre dice che urli, ha ragione. Basta abbassare il volume però, signora. Due blocchi, è poco lo stesso. Aumenta aspetta, un po', aspetta, dai. Aspetta. A mia mamma piaci, meno male. Ciao signora. Guarda, grazie. guarda adesso. Ma alle mamme moderne gli piaccio e alle mamme un po' all'antica. Ognuno fa quello che vuole, io rispetto l'opinione di tutti, però. È poco. Ma come è poco? È poco. Guarda, è poco. Guarda. Guarda. Mi piacciono le vasi, mi piace. Fammelo guardare un po' quelle, perché io ragazzi sono un massimo collezionista di vasi Ming inestimabili. Questo è un vaso Ming. Bellissimo! No, è Ming, Ming. C'ha il dettaglio del Warden che è molto bello. Molto raro anche. Dai, bello, eh. È un bel vaso, ottimo un bel vaso. Fare, però è poco, ancora. Poco? È molto poco. Aspetta, allora c'ho questi, però questi a mio padre piace. Vabbè, che piaccio, dai, tutto sommato. Grazie. Dopo fai il momento saggezza. Momento saggezza. Come saggezza, funziona? Quando vi do dei consigli brutti. No, il momento saggezza ce l'hai sempre. Sono sempre buoni i tuoi consigli. Grazie, hai aggiunto. Non hai aggiunto? No, hai aggiunto. No! Allora siamo a 8 blocchi di diamante, 12 diamanti e un vaso. Ma guarda, qualcosa mi dice che tu hai portato ben più. Allora, io ma non vorrei di... No, però, cioè, poi sorcio tutta sta roba. Oh, Anna, questa è una contrattazione. Oh, e io mica ci scopo niente, quindi devo fare un gerboa.
Cos'era? Bisogna fare un ruto quando dici gerboa. Devi fare un ruto. Che schifo. Gerboa. E poi fai un ruto. Se hai bevuto prima la Sprite o qualcosa, insomma. Ok, allora. Ok, è lungo, guarda. Però ti va un po' male. Perché al momento l'oro non mi serve più tantissimo. Vabbè, lo accetto lo stesso, però. Cioè, in quanto sultano mi serve perché devo fare il murale dietro il trono di oro, ragazzi. Quella è un po' la nostra massima aspirazione, però. È poco. Metti ancora qualcosa. Questo ne ho solo uno. No. Per me è rarissimo, eh. È un totem, ne ho molti io. Vabbè, allora se do qui. Questo te lo lascio. Ok, grazie, molto gentile. Me lo metto pure. Allora, questo veramente è il pezzo unico della mia collezione. Non ho più altro. Sì. Però non ho più altro, eh. Sì, metti. Ho messo. Ma che è sta palla? È la palla che ti hanno tagliato al veterinario. Ma che schifo! Che metti? La palla? No, quello è un pezzo unico. Non lo so. Devi aggiungere ancora qualcosina. Vabbè, ti posso. Oh, è un gerboa. No, com'era? Un gerboa, non ce l'ho adesso. No, mannaggia. Cioè, questa è l'ultima offerta, Lion. Prendere e lasciare, se no mi picchio tutto. Gerboa. Ah, fare così che poi fai tutto. Cioè, ho fatto prima il ruto e poi ho detto gerboa. 5 mele d'oro, mica poco. Allora, se. Tu avevi portato. Mi avevi portato quasi più un cazzo. Più niente. Vabbè, accetto, te lo vendo. Però ora. Grazie. Cioè, sta pantegana vale quanto uno snuffer. Cioè, forse anche di più. Ma gli dai il nome tu? Sì. Comunque è estremamente tirannico il ragionamento che io devo avere gli animali e ve li devo vendere. No, perché? Scusa, ragazzi, ma si fa per ridere. Io dai. Combatto da tutta allora, la vita. Bisogna trovare un nome. Per il mio gerboa. Se lo chiamo cupcake morto è brutto? No, è bruttissimo. Un po' brutto. Dammi da mangiare. No, neanche quello è bello. Suggerimento, ragazzi, per questo topo. Topamelone. Esatto, ho letto anche quello. Ti piace topamelone? Bellissimo. Va bene, topamelone. Andiamo. Ma lo ritiro adesso o lo ritiro più tardi? Beh, lo devi far No, ma puoi averlo adesso. I gerboa sono animali molto stupidi. Si separano. Fiscono nulla. Si separano. Non lo so, ragazzi, sono stupidi. Non voglio offendere nessun animale. Qual era il piccolo? È andato, qui, piccolo. È qui, è molto schivo. Lo devi pestare se vuoi. No! No, c'è un laccio, lo offro. È imprendibile? L'ho preso, credo. Sì, credo di sì. Cioè, Gerborra. Sì, l'hai preso. Si legge neanche il nome. Vabbè, suppongo di. Ma lo devi legare e portarlo. Ah, che? Adesso? Sì. Se vuoi, te lo tipo. Aspetta, no, legalo. Dai, lo portiamo. Ah, lo lo strasciniamo, dai. Entra dentro. Quello giusto, eh? No, è impossibile. Ma solo io sono acchiappatrice del gerboa. Se non lo prendi, ti ammazzo a te e a lui. No! Oh, ma sei storto! Prendi sto coso! È brutto! Lo devo prendere io! No, l'ha preso! Vai, esci. E tira. Vai, però. Vai, vieni. Che cattiveria. Come vicino! Sotto Polino. Dai, andiamo su. A piedi, Ma mi sa che vai, zoppo su. Perché. No. Oh. Va. Vai piano, perché se te fugge la fine, abbiamo perso poi. Sì, vai piano. Oh! Ah! Idiota! Vado piano! Se ti sfugge, devo ammazzarlo, eh. Ho visto esagerato! Allora, stavamo dicendo, ragazzi, l'altro animale. Ma secondo me voi siete più curiosi di vedere la mia tecnica di trovare 5 diamanti ogni 20 blocchi scavati. Ma di brutto, io ti brutto, sono curioso. Cosa vi riferite, ragazzi? Scrivete in chat. Vogliete andare a prendere una pure i diamanti? Oh, e vai con sto topo schifoso. Mannaggia, non va. Guarda, sei incippato. Che incippato. Senti, te lo porto a casa. No, però no, mi no, cos'altro hai per il teletrasporto? No. Dai. Aspetta. Sgancio. Oh, stai andando via. La molli, Ecco, vieni. Ecco, è a gratis, va, la faccia tua.
Guarda, te l'ammazzo, guarda, te l'ammazzo, sto troppo schifoso. Ma magari anche assicurazione nel compreso. Ma io c'ho una domanda. L'assicurazione. Sei scappato, sei scappato, sei strozzo. Allora, vediamo un po'. Credo che stabilirò da solo il pagamento per portarti il gerboa. No, dai, io un bel tetto slungato. No, 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 no. Dove te lo metto, sto topo schifoso? Con Taylor Swift. Non è che si pestano. No, no, ma che ho? Okay. Non è che salta via. No, ah, no, dopo gli faccio la gabbietta meglio. Come si chiamava? È topa trattino melone. Melone con L. Ok, è qua. Ecco, tocca pagare adesso. Io fossi in te lo legherei, però ti dico la verità. Sì, perché... sì, lo leggo, infatti arrivo. Qua secondo me se ne va. Togli. Io c'ho una domanda. Pensaglio. Grazie. Domanda. Sì, Dian. L'allai è vestito o è allai puro? No, al momento la... è nudo. Però credo che lo vestiamo perché hanno detto che gli piace. Appunto, e allora se lo vestiamo adesso? Allora, la votazione è molto ambigua, non riesco a capire. Io vedo tanti diamanti. Allora, eh, faccio cosa facciamo? Diamanti tecnique, nique o allai per Anna? Ah, voglio il diamante. Anna vuole diamanti. Zitta. No, diamanti, Anna. No, aspetta però perché è un po'... Stai zitta. È un po'... Oh, ho cliccato, misclicato qui. È molto ambigua, è 52 diamanti. No, è perché io sono curiosa di vedere com'è vestito l'allai, capito? Basta! Che miseria, Alex, eh? Cioè, ma te proprio di ste cupole non te ne frega niente, Alex, eh? Cioè, come fai ad essere così tranquillo mentre te le sdungano? No, basta, basta! Guardalo, è proprio tranquillo, dice ancora, fallo di nuovo. Comunque dovresti essere molto grato nei miei confronti perché l'altro grazie, è abbastanza, è nuovo, infatti. Grazie. Non è più... Ok, allora ragazzi, ha vinto al 51% di andare a vedere la Diamanti Technique e la Ionica. Andiamo a vedere la Diamanti. Ok, let's go. Andiamo. Allora, vi spiego la Technique che è da me elaborata e estremamente può funzionare sempre. Andiamo nella nostra miniera? Sempre nella nostra miniera, ragazzi. Bella miniera. Un posto vale l'altro. Però... Qual era? È qua, Anna. Non è qua. Dietro al castello, in un angolo. Allora, bisogna fare... Ah, lì non ci sono mai stata, allora, aspetta. No, Lion, non farlo. Tranquillo. No, Lion, no. Una porca. Ce l'hai fatta? No, ho scoppiato il totem. Me ne butti. Che succede? Me ne butti uno, poi te lo ridò. No, aspetta, forse ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, non me lo buttare. Ce l'ho. Dai? Sì. Ok. Io scendo a piedi, eh. Cosa c'è? Anna. Anna si è buttata. Mamma mia, ma chi ha fatto sta roba così e non c'è l'acqua sul fondo? Ma mi spiegate? Perché, ma infatti, sarebbe da mettere. Sì, sì. Sì, ma è un brivido così, capito? È un brivido così. Allora, noi siamo... fare, devo farlo anch'io? No, no, devi scendere, ma... Dai. No, 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 sto scendendo. Allora. Ah, grazie. Come funziona la Technique, la Ionica? Ve lo spiego subito. Allora. Tu devi esaminare la landa alla ricerca di un segno diamantino. Che io non posso rivelarvi qual è, però. Ho capito. Ma se non, non è che puoi avere tutto. Io lo identificherò. Ma perché tu cammini con tanta nonchalanza quando ci sarà? Ma chi se ne frega, sto andando a cercare, ragazzi. Ma io guarda che ci sei quasi del Warden. State buoni. La morte, allora, può aiutare a avere la Fulbright perché così riesce a identificare le pareti della caverna. Bisogna andare in caverna, primo step per fare questo metodo. Bisogna essere in una di quelle caverne aperte. L'Ancient City è molto aperta, quindi funziona molto bene. Oh, però devi asciuttare, eh. Vai piano. Ah, oh. Hai un piano? Allora, ho identificato il mio luogo di scavaggio, ok? Questo posto può andare bene. Aspetta che c'è anche una cassa. Buona la cassa. C'è dentro roba? Lion. Sì, per me. Lion? Ehi. Ma come per te? C'è anche un disco. Questo non so se ce l'abbiamo. Cos'è? È 13. No. Mo no, mi sa di no. Vabbè, non lo voglio. Toh. Grazie. No, a te. Tu devi pagare ancora, eh. Ma come ancora? Cosa? Sempre pagare, sempre. Toh, pigliati questa carota. No, voglio carota. La stanza di Cico dopo. Anzi, mo se insistete, manco dopo.
Ecco. Guardate quello che sto facendo, che è molto importante. Allora, ho identificato un segno distintivo della presenza di molti diamanti, ragazzi miei. Ok, versione Minecraft 1.20. Noi siamo, 1.20.0. Siamo rimasti un attimo indietro. Mo' siamo alla 1.20.2. O forse anche .4. Comunque, non lo so. Ho identificato il mio lugar. Adesso inizio la mia scavata. Ma secondo me funziona veramente? Molto certo di questo. Ma non funziona. Ah, ti piacerebbe. Guarda che lui dà solamente nozioni già testate. Guarda, non ci credo. Stai prendendo in giro. È uno solo però. Vabbè, vabbè. Quanto ne ho uno? Un altro. Più di un altro. Mi insegni come si fa? Segno distintivo identificato, risultato garantito. Un altro, altri ancora. Come altri? No, ma stai prendendo in giro. È una vena incredibile. E non finisce qua, ragazzi. Tenete a mente. Ma come sta fa? Vi ho detto, ogni 20 blocchi 5 diamanti. E con altri, eh? 5. Come? Stai scherzando? Altri diamanti, ragazzi, ce ne servono per il beacon. Quindi questa tecnica è più che ben riposta. Che tecnica è questa? Altri, altri, altri. Date la calma. Oh, ma stai scherzando? Oh, non finisce. Altri ancora. Ah, no, basta però. Guardate, se non vi ho detto una bugia. Puoi scavare anch'io? No. Vabbè, dai. La tecnica è mia, trovate un tuo punto. Dacci un... Mi daresti una paletta? Sì. Non toccare? No. Posso prendere una deviazione? No. Ma perché? Dovete stare qua e assistere. No, è tragico, è doloroso, non voglio. Ragazzi, completamente safe and sound. Dammi una pala. Arriva la pala, arriva di brutto, eh. Yeah, bisogna craftarla. Ma che schifo, ma di legno, non la voglio. Si scava a mano. No, vabbè. Anna! La proprietà linguistica, mannaggia! No! È buio. Cosa c'entra? È che quando è buio mi stupidisco. Nessuno ha una torcia. Hai vissuto al buio molti anni? Altri? Come? Basta, uno. Non è possibile. Uno solo. Anch'io. E non è finita qua, ve lo dico io. E altri? Luce. Altri? No, Lion, ma veramente. Bene, cioè, altri. Va. A poco, ma ne troviamo sempre più. Non è possibile. Perché la Ionica è rotta. Aspetta che mo è finita, forse. Ma sei uno snuffer dei diamanti. No, aspetta che mi sa che è finito, dice. Altri? Ma come? Ma quanti erano poi? Ah, siamo a uno stack. Cosa hai buttato? Ma un arco? Di? Ma cosa stai? Ma hai preso di? È per quello che l'ho buttato! Guarda, io non volevo, lo giuro, ero qua! Non so neanche io come ho fatto a prenderli! Mi viene pure inventare di roba, ecco, non prendo più niente. Certamente. No, non lo fa. Stupido. Stupido ladro, schifoso. Lo vedi che eri tu allora? Ero io. Facciamo entrare sul spack rumorosa, eh? No, fa male quella, eh. Continuiamo a scavare, ragazzi, secondo me ce n'è altri. Vai. Io sono dietro, così non prendo nulla. E poi c'è l'inventario pieno. Finita, eh? Altri? Ma dai, ma non è possibile. Tutto sta nel recuperare l'indizio della parete giusta, ragazzi. C'è sempre una parete così. Ma è possibile. Ce ne dovrebbero essere ancora. Altri? Vabbè, ma... questo è abbondante. Io mi sento presa in giro. No, facciamo il bico. Stai comunque, letteralmente sbattendomi in faccia quanto sono sfigata. No, quando no, questa è tecnica, non è fortuna, è tecnica. Non c'è fortuna, eccone altri, eh. Io voglio la tua tecnica. Te l'ho spiegata. Non te lo posso dire. Dai. Però ti posso dire come funziona, devi cercare il segno sulla parete. E beh, non hai detto che segno è. Dopo che te lo faccio vedere. No. Allora va bene. Adesso guardiamo il maestro all'opera. Hai altri ancora. Posso sapere quanti ce ne hai? Sono quasi due stack. In realtà non sono tantissimi, però. Però. Hai scavato la redstone? Buttali via. Sì, no. Per non farti rompere a te. Ti secco le mani, eh. No, le mani no. Ti taglio le mani, eh. No, ma ci lavoro. Cosa ci lavori? Ecco, qua sto con le mani. Yum. Buoni diamanti. Dai, ma com'è possibile? Ma si può andare avanti ancora, eh? Ma quanto ancora? Ancora. Ma non c'ho un limite sta cosa. Io scavo infinito e trovo i diamanti infiniti. Se acchiappi la parete giusta, no. Poi dopo un po' smettono. Però è un lunghissimo tunnel fortunato. Mamma mia.
Chi sta scrivendo cheat, ragazzi? Siete solo gelosi e invidiosi. È impossibile, come stavo cheatando? Cioè, semplicemente ho seguito un percorso dritto. Sto scavando davanti a voi. In effetti sì, cioè, è impossibile. Infatti. Troviamo ancora, Vai. Ci vuole un attimo di pazienza. Ho detto 5 ogni 20 blocchi, quindi eccone ancora. Mamma mia, non abbiamo fatti 20 blocchi, Posso... No, io, boh. E sono anche più di 5. Mamma mia. Ancora? Ma come ancora? Un altro diamantino. Slurpe, slurpe. Ma possiamo andare avanti ancora un po', oppure fermarci, insomma. Ma quanto ancora? No, non sono tantissimi che ne abbiamo preso. Ci servono, Ci servono perché dobbiamo fare il beacon. E poi bisogna farci anche quello di netherite. Continua ad andare avanti. Vai, vai. Ancora. Guarda, guarda. Ma sono proprio tanti. Sono infiniti, ragazzi. Damoci il cambio, Lion. No, non credo proprio. Dai, dai. No. Dovrete trovare giretto. Il vostro segno sulla parete, eccone ancora. Ci fa un giretto. Ma se anche ce lo dici qual è il segno. Sì, sì, sì. Ma è variabile, cioè. Poi ve lo dico, dai. Ma ci fa un giro. Ho detto poi, no, ora. Poi. Hai usato la mia pala? No. Ma che te la fa? Ha schifo la tua pala. Ma buttata. Che la roccia? Credo di averla buttata. No. Ha schifo la tua pala. La mia pala. Usa la pala. Non la uso la pala, vaffanculo. Oh, mi fa. Però, scusa. Hai impazzato lì, però. Esisti. Vecchia belarda. Oh, la pala. La pala. Anna. Anna arrabbiata. Oh no. Vuoi una... però. Vuoi un diamante? Anna, no, di sì. Anna. Anna. Aia. È stretto e non puoi scappare. Ci sto anch'io in mezzo. Io troviamo, troviamo ancora un paio di diamanti e poi basta, ragazzi. Ecco ancora. Ho trovato la freccia, no. Direi che possiamo accontentarci. Cosa dite? Che bello, sì, sì. Per il momento. Ma che facciamo? Si avvicina fino. Lei non mi posso avvicinare, guarda, non prendo nulla. Ascolta, schifoso, Dopo stuccamo il tetto. Ti stucco io, ti stucco. No! A te, a quel tetto schifoso di quella cattapecchia. No! Ok, te lo rovino. Tetto mio. Ci fermiamo, ragazzi, siamo soddisfatti? Secondo me sì, dai. Cioè. Continua, però. È finita la vena? No, no, questa va avanti, è un casino, Va avanti un casino, guarda, ce n'è ancora. Ma guarda questa com'è bella abbondante. Oh! Ma cosa fai? Ma cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Dai, era in mezzo a me. Cosa fai? No, scusa, non volevo i diamanti, volevo il ferro. Non devi volere nulla. No, hai ragione. Se no troverai la morte. Ecco, è giusto. Che è l'unica cosa che ti vuole. Chi troppo vuole nulla stringe. E muore. E muore. No. Beh, finito? Dai, scarse... no, ancora ce n'è. Ma davvero? Sì, sì, ancora un po'. Ma perché? Però se volete ci possiamo anche fermare. Io sono abbastanza soddisfatto. Abbiamo preso parecchio. Abbiamo trovato tanti. Vediamo se continuava ancora. Aveva voglia. Davvero? Sì, sì, continua ancora. Oh, ma pietà, ma com'è possibile? Dai, dai, basta. Smettiamo, andiamo, andiamo. Va bene, io rimango un attimo qua, No. Allora io mi ricordo che cosa c'è qui. Andate via. Allora. Grazie. Però nessuno di voi può stare qua. Non li posso prendere, Anna. Quelli lì te li regalo. Andiamo. Grazie. Questo ti mando qui. No, andiamo. Sì, andiamo. Qui. È la mia nuova casa. Cammina. Se no non vedi la spiegazione, no? Ah, giusto. Non riesco a fare. Ok. È difficile. Cosa ridi? Va lorda. Aspetta. No, dai, un prendi testate, non farlo! Aia! Ma che testata ho preso! Lion! Io non riesco! Lion! No, non lo fa. Aspetta, però... Come si fa? Ho finito i razzetti! Che miseria, quanto siamo andati? Mamma mia, c'ho un cuore! Lion ad occhio, Davvero? Zitti, schianti di brutto! Che fa?
brutto bastardo. Eccoci, allora. Il segno distintivo in questo caso era quella sorta di vaso rovesciato da me, oh, ma brutta imbecille, da me denominato erpisellone cappottato. Ah, mannaggia, che trova questo. Oh. Però non è l'unico segno che può esserci. Ci sono anche altri segni. Questo è uno dei segni, è quello che ho trovato io. Ok. Ok, in presenza di un segno particolare sulla parete vale la pena scavare subito sotto al segno. Non correre. Altri segni su questa grotta? Fammi dare un'occhiata a vedere se ce n'è altri. Dai, un piano. No, no, che fai? Oh, no, no, che pazzo. No, dai, per dai, il bene della scienza, stai zitto. Qua si vede poco perché essendoci lo skulk, no, ragazzi, lo skulk scagacca un po' le pareti e quindi non si vede bene. Però per esempio un altro segno distintiguile potrebbe essere, adesso rari, comunque, insomma, cioè non è che si trovano dappertutto. E in questa grotta non ne vedo altri, purtroppo. Torna da noi. Quindi non posso dare una spiegazione più dettagliata, però se ce ne capiteranno altri ve li farò vedere. Torniamo sopra, Alex, coordinate. Allora, coordinate di sopra sono 162 78 meno 88. Comunque dicono che ha vinto l'armadillo il mob vote. Davvero? È accettato. Io pensavo che li mettevano tutti e tre. Ma sei stupido. Ma no, che sì, non li mettono tutti e tre. Vabbè, qua hai esagerato. Cazzo, nella tua vita l'unica cosa che fai è giocare a Minecraft e non sai le cose. Ma no. Silenzio. No. Ti prego, no. No. Non dire no, ti prego. No. Occhio che dentro casa di Alex c'è della TNT, ti prego, fermati. Come c'è della TNT? No, dai, no, Alex, no, attento. No, scusa, io stupido. No, Lion, io molto stupido. Io molto stupido, basta. No, io. Hai molto in guardia, eh. Grazie per avermi rotto fuoco. Alex, non fare pena, cosa sei, stregato? No, infatti. Oh, allora, craftiamo i diamanti, ragazzi. Mettiamo insieme un po'. Anche qualche stacca in più, secondo me, ne possiamo prendere, ma perché no? Io c'ho anche la crafting, se vuoi. Cosa fai? Ti trascini piangente? No, giusto. Questo fai detto. Adesso, ti adesso trascini non lo faccio più. Piangente in giro non come lo faccio più. Un miserabile mentecatto? Sono mentecatto un pochettino, però non lo faccio più. Anna. Sì. Dorme. No. Che stai a fare? Dove siete? Beh. Al castello di Lion. Mamma mia, schifo quando fai così. Oh, stavo svuotandomi le tasche. Non volevo importunare il tuo pattume. Lo faccio qui. Abbiamo? Per l'esattezza? Ben 50 blocchi di diamante. Ammazza! Ma sono tanti! In più in avanzo ne abbiamo questi 6, ragazzi, che sfrutto come pagamento per i teletrasporti che abbiamo sfruttato per prima portare i due Grongal. Gerboa. Come cazzo si chiamavano? Gerboa! Ecco. Erano tanti diamanti! No! Lion, tirami fuori! Lion, se vuoi brucia tutto, Lion! Grazie! Vabbè, potevi mettere lì tra usare razzetti. Ma non è molto autosufficiente. Esatto, Alex, mi vai a fare un altro beacon, per favore? Ma assolutamente. Ma perché bastano a completare? Forse. No, probabilmente. Deve prendere anche una light blu, cosina. Così lo facciamo blu, semmai. No, mi sa che non bastano, però. Ma mannaggia, proprio no. Ma ne ho altri. Io il beacon lo faccio. Io ne ho 5 a casa. No, non voglio i tuoi. C'ho anche un po' di roba nel mio personalissimo giacimento. È tuo personalissimo. Se vuoi anch'io ho un personalissimo. L'ho detto, non c'è bisogno, grazie. Vabbè, volevo contribuire al regno. Sei gentile, ma non grazie. Allora, dicono di andare a vedere la stanzetta di Chico come ultima cosa. Ci tengono particolarmente, mi pare di vedere. Dai, che so, ci possiamo andare. Aspetta che espongo quest'ultimo vaso. Lo metterò qua. Molto bello, molto bellissimo, molto bello. Io l'avrei messo dal lato del Warden, ma è molto bello. Insomma. No, come diamanti siamo messi maluccio, cioè sono finiti. Dobbiamo fare altre tattiche la ioniche, mi sa. Voi posso... Ma molte no, altre. No, t'ho detto. No, non le vuole. Non rompere. Non rompere le palle. Andiamo a vedere la stanza. C'è qualche cosa da sapere? Si può vedere in live, sì? Penso di sì, lui mi è venuto qua e mi ha detto che si può vedere. Ok.
Allora, dai. Vai, andiamo. Aspetta che a casa di Chico. Qui. Altri 14 blocchi. Comunque sono tanti altri 14, però mi sa che ce ne voglio ancora di più. Comunque, secondo me dovremmo fare altre strutture, perché siamo un po' fermi con l'espansione territoriale, E stiamo andando avanti con il tuo ranch. Sono finiti, insomma. Mannaggia. Però siamo a buon punto. Ne mancano ulteriori. No, così, vabbè, dopo li togli. Vabbè, insomma, dai. Andiamo a vedere. A casa di Chico. Qui. E di qua. A casa di Chico. Ops, ho sbagliato strada. Partita, mannaggia. Cosa vuoi fare? Non può succedere. Allora, che cosa? Stanza della tortura infinita punitiva. No, questa. Ah, è qua? Mi sa di sì. Segui i cartelli. Possiamo scendere anche noi, aspettiamo te. Potete venire. Grazie. Permesso. Dovrebbe essere una stanza dove Chico ha dovuto fare i complimenti a Strecato, se non ricordo male, per punirlo. A Chico. Che schifo, Fare i complimenti a Strecato è proprio brutto. Allora, questo è Chico, credo. E questo è Stre. Che profumo che hai, Stre? Molto fetido, non è un complimento, però, No, infatti. Fatti lavare le tue scarpe incallite dalle mie mani. Questo no, fa schifo. Che schifo! Così profumerai di nuovo come un pino silvestre. Che bravo che sei, Stre. Ora ti preparo il tuo piatto preferito. Ti osserverò con attenzione mentre lo mangi. Che mamma schifo. Mia, che schifo. Scarpe fetidose di Stre. Beh, le scarpe di Stre fanno schifo. Ma tutto Stre fa schifo. Beh. No, aspetta, torna qui. Apri la fornace. No, dai, forse meglio. Bottiglia di sudore a scella. Che schifo. Pesce balls. Stufato di peli. Che schifo. Macchinario del massaggio intenso. Cosa, Stre? Hai caldo ai tuoi piedoni nudi? Ci penso io a rinfrescare quelle zampe felini. Che schifo. Che schifo, Chico. Che schifo. Con le snowballs, poi. Per rinfrescare le zampe, giusto? Che schifo. Perché Stre è lì, giusto, vedi? Che schifo. Che rinfresca. Qua si è messo sotto Stre, vedete? Mamma mia, Stre più alto lui. Qua è Stre, no, c'è lui in bilico su un cetrio. Anche Stre. Che belli i tuoi occhi oggi, mamma mia. Le nostre attività preferite: covare i cetrioli mentre ci guardiamo intensamente. C'è anche l'emote dell'occhio che guarda intensamente, ragazzi. Mamma mia, ti vedo intensamente. Intensamente. Che schifo. Mamma mia, che cosa orribile. Mi piace. Mi mette un po' a disagio. Ho come l'impressione che questo posto verrà ampliato. Sempre da Cibo. Dai. Comunque sono contento, ragazzi, che ha vinto l'armadillo. Certo che voi comunque siete proprio certe volte proprio fastidiosi. Perché io faccio una cosa e voi dite fai quell'altra cosa. Poi faccio quell'altra cosa. Siete capaci, che avete chiesto per 20 minuti, e siete capaci di dire fa un'altra cosa. Non va accontentate mai. Senti, però, ma scusate. Godiamoci le cose. Ma sarebbe caso ogni tanto, no? Oh no. Cioè, prima facevamo i diamanti. Vai a vedere la stanza di Chico. Poi andiamo a vedere la stanza di Chico. Durante la veduta della stanza di Chico, guardo la chat e mi leggo. Non ha vinto l'armadillo. Ok, però stavamo guardando questa cosa. Perché non parlate di questa cosa? Ma anche io. Ma ormai non mi stupisco più di niente, in realtà. Però. C'ho ragione, mannaggia, o no? Questa è la soglia dell'attenzione. Cioè, io adesso devo rompere il tetto di sto derelitto per compensare. Ragazzi, non credo che fallaia, mannaggia! Mannaggia! Almeno 5 bombe al tetto del derelitto. No, va bene così, basta così. È tutto rotto, Non c'è più tetto, ti entrerà tutta l'acqua in casa. Secondo me dovrebbe cercare di fare un nuovo design. Che anche ma se lo esplodi design, ma che design? No, se fa un design che non esplode mi incazzo di più. È ancora bene. Gli rompo tutta la casa. Vi è piaciuta adesso? Ho capito. Adesso è piaciuta. Ho capito, dicono. Ma tetto mi è esploso però, cioè potevi piacere prima. Un Fernando ha scritto che è offeso. No. Ascolta, sono offeso io, che ogni volta non dimostrate interesse per quello che sto facendo. Un altro si è offeso.
Sono cattivo. Oh, porca miseria. Non mi importa. No, raga, se si offende l'aio, non mi peggio. Per non mi ha detto. Non mi importa. Che fa, cosa, chi è che si è pisciato addosso? Ho sentito il rumore. Guarda. È bello. Certo. Aggiusta, aggiusta. Sì, signore. Va bene, ma passata l'offesa? Sì. No, non va a te, che cosa vuoi tu? Cosa c'è? Ma cosa vuoi? Adesso devo rompere il tetto di nuovo. Ma guarda che sei stupido proprio. Cioè, tu potevi evitare questo problema stando zitto, ma non l'hai fatto. Sei uno cattivo con Alex, ma non è vero. Non è vero. Alex ha fatto esplodere il creeper vestito. Che è il creeper vestito? Hai fatto esplodere il mio creeper supercharged. Ma quale? Ma no! Cosa? Ma è possibile, ma assolutamente no! Perché sarei dovuto andare là e esplodere il creeper vestito? Perché sei un pezzo vestito. Di... Lo so, però l'ho fatto! Vado a controllare, non si sa mai. Ma non c'è, se non c'è. Ma qui chi c'è? Ah, il... Ma questo perché ce n'è uno? Vabbè. È sempre stato uno! Ma i ragni stanno là. I phantom. No, c'è, che paura. Eccolo là, ragazzi. Ma lì era esploso veramente. Oh. Sei pazzo. Oh. No, no. Un po' stupido. No, ma non vede. Oh, no, 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 no. Porca puttana. Così impari a fare lo scemo. Vai via, vai. Sveliciti, affanculo. No, ti prego, sciogli il cuore. Hai rotto le leve! Scusa! Rimbambita! Aia! Vecchio trattore cingolato! No, no. Anna! Oh, tu sorella! Quella gran carriola! Anna! Oh! Ragazzi, direi che però per oggi ci possiamo anche fermare. Quindi, grazie di aver assistito a questa bellissima live, aver partecipato con noi. E ci vediamo alla prossima. Aiuto, Alex è stato accordato da un phantom in volo. Aiuto. Aspetta, ti salvo io. Aiuto. Aia. Ma perché non andiamo? Ottima mossa però. Aia, Sei parti. Ottimo. Bene, buona serata a tutti e ciao.